questo compare me ne imbellì. Che fecero a tutta la mia famiglia di pesci. L'hanno messo col culo all'aria. Prima che allora c'erano solo i murati con la testa giù tutti questi pesci qua. Per punire a me, mi hanno mandato un messaggio. Mi hanno messo tutti nel cemento a testa in giù. Io, che ho sempre messo tanti umani nel cemento, guarda un po'. È il cimitero dei cefali questo? Venite a loggia da quanti anni che sono passati, ma cosa ti portare il cimitero dei cefali? C'era bisogno di ricordare. Ma di ricordare chi? Giuseppe! Ma Giuseppe è il suo famoso cefalo, quello dell'isola delle mare. E lì è finito. E ci ha fatto fare un bel monumento però. Io ci volevo bene, ma ci volevamo bene. Ma tutti questi anni cosa ha fatto a Calogero? 10 anni che non ci vediamo. Sono andato a cercare Giuseppe per tutto il Mediterraneo. Ma io non so se è stato Giuseppe tutto il Mediterraneo, non è che è stato alle case rosse in questi ultimi 10 anni qua. Posso io mi becca sempre in castagna? Sto dire a case rosse abbandonato il cefalo è morto di fame nel mentre. Me l'hanno ucciso! Come ce l'hanno ucciso? Ce l'hanno ucciso perché? Perché i cefali non si mangiano neanche, sono pesci merdaioli, i cefali. Per punire a mia, che come? Ci volevo bene. Ci volevo così tanto bene. E era quasi un amore paterno. E Assuntina? Assuntina era la moglie di Giuseppe. La cefalina. Sono tutti lì. Sono tutti. È tutto il monumento al cefalo. Tutti i nipotini anche. Prima Calogero, ma anche lei con questo smartphone sempre qua nelle mani, cosa fa? All'epoca non l'avevano inventato queste cose. Sto guardando Facebook. Ci facciamo un selfie, Calogero. Ma non sono capace, ma io non mi disturbi che sto cercando amicizie nuove su Facebook. Ci facciamo un selfie, Calogero. Facciamoci un selfie. Ci facciamo un selfie. Come si fa? Aspetti, ci mettiamo qua. Real time, Calogero. Sembrava che arrivasse una telefonata, ma che strano.